Però ho paura che se adesso lo dico in live, magari voi snicciate, voi gli mandate la foto, quindi non lo farò vedere in live, però spero che gli piacerà. Cioè, magari alla gente che mi promette di non snicciare, a qualche gruppo gli invierò la foto. Però, oddio, aspetta, perché ho l'ansia, ve lo giuro. Aiuto! Ma lunedì torno in Veneto? No, torno. Allora, io dovevo tornare. Devo tornare ancora. Devo tornare tipo il 20. Dopo il 20, perché sta succedendo una cosa. Deve succedere una cosa. E non ve la posso dire, la vedrete. Ah, il 26 poi esce anche un'altra cosa. Però non su TikTok, non su Instagram. La vedrete in un'altra piattaforma, così si può dire. Però non vi spoilerò nulla. Vediamo se indovinate. Poi boh. Cioè, io sto stra in ansia. Non sbircio. Raga, dopo, se mi promettete. Però se gliela inviate, guardate, non siete. Io vi blocco, letteralmente vi blocco. Chi la manda la blocco per sempre. Non rispondo più. Quindi dopo volevo. Ora entra nel sottone di Twitter. No, 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 non è Twitter, non è social. Uscirà in un'altra parte. Non social, non social. Esce un video su YouTube. No. Però lo devo fare, oggi non l'ho fatto, devo farlo, però non l'ho fatto. Domani, dato che domenica mi sta proprio sulle palle perché non so mai cosa fare. Domani faccio, mi alzo presto, cerco, mi preparo, mi vesto, tutto, faccio video, pubblico, voglio fare pure una foto e se riesco domani sera pubblico pure una foto, però non sono sicura, cioè ci provo. Quanto sto gesticolando? Un botto. E libro? No, non esce un libro, non esce nulla. Non è social, cioè, non ve lo posso dire. Però, raga, è veramente figo. Cioè, voi dovete vedere perché sono stra felice. Non è un libro, non è un libro, altrimenti ve l'avrei già detto un po' prima, ve l'avrei, cioè, ve l'avrei comunque spoilerato un po' prima. Di certo, se faccio un libro, non lo dico così. Mi alzo presto. No, vabbè, il buongiorno lo dà sempre tardi perché comunque io mi sveglio sempre per le 9:30 al mattino. Cioè, prima perché comunque devo fare le mie cose e tutto. Però mi alzo comunque presto la mattina. Solo che tra un impegno e l'altro non riesco mai a fare storie. Infatti, se vedete le storie ne faccio veramente poche. Non è un evento perché non si può, non sono felpe, non sono maglie, non è niente di materiale, è una cosa che proprio uscirà. Non è merch, mi dispiace, altrimenti ve l'avrei detto comunque come libro un po' prima. Non è un evento, vorrei tanto fare un evento, ve lo giuro, raga, vorrei fare un raduno, un qualcosa, però non si può, appena finisce il Covid ci vediamo tutti quanti. Ve lo giuro, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Non è il merch, lo ripeto. Non è una serie TV, magari. Però, cioè, non è un film, non è un film, non è un film. Non ve lo posso dire. Vedrete. Vedrete il 26. Hai qualche idea per i tuoi capelli? Allora, letteralmente volevo fare queste ciocche rosa più avanti blu. Però non ne sono tanto sicura. No, non è una canzone. Non farò mai una canzone perché non ho una voce da farla cantante. Non so cantare, non farò mai una canzone perché non so cantare. Poi mai dire mai nella vita, però non è proprio il mio obiettivo in questo momento, in questo anno, cioè, capito? Non è un videoclip. Raga, non indovinerete mai. Ed è questa la cosa bella, che vedrete tutto e scoprirete tutto tra poco. Il 26 in teoria dovrebbe uscire. Poi non so se me la sposto ancora perché doveva uscire ancora a dicembre, tipo. E io non ve l'ho detto. Però vabbè. Non è una pubblicità. Letteralmente ho risposto a sta domanda un botto di volte. Però lo ripeto, dato magari un
Una roba strana. Un bambino. Allora, praticamente noi ci siamo conosciuti al Beato Hotel Milano perché, oh, mo ve la racconto proprio bella, bella, perfetta, perché io non ho mai, no, non ho sponsorizzato nulla, non ho pubblicizzato nulla, non è una pubblicità, non è nulla. Magari dopo in DM ditemi e io vi spoilerò un pochettino, dopo scrivetemi. E vi dico sì, avete indovinato, no, siete lontano, proprio oceano. E allora, come ci siamo conosciuti? Praticamente, non è un'intervista. Allora, praticamente, ci siamo conosciuti al Beato Hotel di Milano. E lui letteralmente mi stava proprio sulle palle. Non è neanche una sponsorizzazione per Bidù, no. Allora, cosa stavo dicendo? Ah sì, perché io ero andata con Brisida al Beato Hotel, era tipo ottobre 2019, quindi ancora più di un anno fa. E ero andata perché lei comunque si sentiva con Mura, cioè lei si sentiva con Mura. Io l'accompagnavo e lui c'era lì, quindi dovevo fare la sorta di candelina, però. L'ho accompagnato, solo che poi è successo un casino, letteralmente un casino. E quindi lui mi sta sulle palle perché comunque pensavo che avesse fatto solo la mia amica, che poi non ci conoscevamo da tanto tempo. Però comunque mi stava sulle palle perché si era comportato, diciamo, male. E niente, ho pure discusso con lui quel giorno, mi ricordo. E niente. L'ho un po' insultato e poi mi stai sulle palle e basta. Poi ci siamo. Lui mi ha scritto per la Stardust. Oh, questa è una bella domanda. Aspettate, allora, ma se torni meglio 18 di. Ah, pensavo per il mio 18esimo. Non ho capito. Vabbè, comunque, tra noi due c'è sempre stato un odio. Che poi è nato, è sfociato in amore. Non so nemmeno io, non me lo sarei mai, ma mai, mai, mai aspettato. Perché lui l'ho sempre reputato un ragazzo che ci prova un po' con tutti, un po' così. Però ve lo giuro che lui è stracambiato e non sembra nemmeno quello di un anno fa. Cioè, è stracambiato. E niente, sono strafelice. Sì, sono strafelice. Finché le cose vanno così va bene. Stranamente non stiamo neanche più litigando. È una cosa che mi preoccupa. Sono felice. Però amore non è bello se non è litigarello. Quando fai 18 anni? Gli faccio 17 ottobre. Ancora un po'. E basta. Non vedo l'ora che siamo il 18esimo. Cioè, da una parte non vedo l'ora che siamo il 18esimo perché comunque 18 anni non è un numero importante e non vedo l'ora di fare una bella festa. Se si potrà, speriamo, vi prego, Covid, ti prego, almeno il mio 18esimo, fammelo fa bene. Però ho anche paura perché dopo si va verso 19, 20, 21, 22 e poi 80 anni e ciao. Quindi speriamo di arrivarci ai 80 anni. Non andrò al collegio, non andrò al collegio. Fanculo l'amore non deve essere litigarello perché io mi rompo il cazzo così. Allora io penso che comunque, ve lo giuro, io amo un bot, cioè mi piace litigare perché comunque nasce un confronto, uno scontro tra i due, tra queste due persone. E comunque tutte le mie amicizie, per esempio, sono nate con l'odio. Cioè anche la mia migliore amica Elena. Io letteralmente non è che la odiavo, però mi stava proprio sulle palle pure lei. E dato che litigavamo molto spesso, è scattata quella scintilla. Cioè, adesso, vabbè, lei è la mia migliore amica, però nel senso è scattato quel che ci ha fatto diventare quello che siamo ora. E lo stesso penso che valga in amore, perché comunque ci deve essere il confronto, ci devono essere due persone che si scontrino, litigano e capiscono veramente dopo quello che provano, no? Andrea fanculo. No, neanche questo è giusto. Non mi trasferisco, rimango sempre qui in Stardust. Raga, non lo indovinerete mai. Vi dico solo che. No, no, non lo dico. Il tuo animale spirito guida.
Ad Auri sono tutte sulle palle, esatto. Allora, non penso di averlo. Cioè, io il mio animale preferito è l'alpaca. Cioè, ve lo giuro, l'alpaca perché appena lo vedo mi trasmette felicità. Lui che saltella è così puccioso, carino e fantastico. Allora, l'amore è bello se non è tigarello. Talmente, talmente volte ho sentito questa frase uscita dalla bocca che la sto odiando. Ma è vero, io la penso così. È veramente. Poi amo gli scontri. Quando farei 18 anni, i ragazzi della sorella verranno. Allora non so nemmeno come lo festeggerò, dove lo festeggerò. Tra 10 mesi cambieranno un botto di cose. Spero che io sia ancora qui. Sarò ancora viva. Speriamo. Proprio. Allora. Ma lei l'avevi sentita ancora? Sì, ovvio, tutti i giorni. Qua, non tutti i giorni, però quasi. Quando sei in Stardock e chi te l'ha detto? Te l'ho chiesto. Allora, mi ha contattato ora. Proprio lui. Niente. Così è andato. Allora, diciamo che era la prima house. In Italia e l'idea mi sembrava strafiga e lo penso tuttora che sia strafiga e quindi ho detto perché no? Poi comunque io sono stralegata ai miei genitori, infatti ne abbiamo parlato un sacco, loro sono venuti qua, hanno conosciuto i manager, hanno conosciuto i ragazzi, hanno conosciuto il posto, non è che mi hanno lasciato qui e mollata qui, cioè letteralmente, però i miei genitori mi hanno detto se questo è il tuo sogno. Perché comunque penso che sia il sogno un po' di tutti. Io non voglio fare la TikToker, mai la farò, però io voglio diventare un'attrice e penso che comunque questo sia un modo anche per raggiungere i miei sogni. Ah, pensavo fosse entrata mia sorella, ma non è entrata mia sorella. È entrata una sua fanpage. Mia sorella ha le fanpage, wow. Vabbè, comunque, no, ecco chi non sento da un botto. Mia sorella, oh. Le devo scrivere. In che senso? Cioè, io non ho amici preferiti. Cioè, boh. Cosa ne pensi della tua vita? Io mi ritengo stra fortunata. Sara non si infama. Bella per Sara. Sono strafelice di essere arrivata fin qua. E basta. Sono veramente grata a tutti quelli che mi seguono ogni giorno. E niente. Vi amo tantissimo. Allora, io non la conosco, cioè c'ero uscita. Anche qua è stranissimo come Giulia sia entrata qui dentro, perché io l'ho conosciuta tipo una settimana prima, molto a caso, cioè grazie a Brisa, e siamo uscite a City Life insieme. Mi sono trovata subito strabene con lei e abbiamo fatto una serata insieme. Poi letteralmente mi ha chiamato Mura e mi fa: dai, domani, dato che ero da Brisa, no? A dormire tutto, una settimana sono stata circa. Mi fa, dai, venite domani tutte quante. E c'era pure Giulia, fa, a cosa? Cioè, dovete andare? Allora abbiamo spiegato di sta casa della Stardust. Ed è venuta pure lei. E quindi è stato tutto molto a caso. Però è stato bellissimo perché comunque lei non c'entrava praticamente nulla. E alla fine ci siamo ritrovati tutti qua. Cioè, proprio strano il destino. Fantastico. Non ho il piercing all'ombelico. E non mi starebbe bene. E poi non sono amante dei piercing. Cioè, fate caso che io ho solamente questo che poi ho perso l'orecchino e spero che non mi si chiuda il buco, letteralmente. E poi ho l'Helix qui, che anche qua ho perso l'orecchino e spero non mi si chiuda il buco. E niente, basta. Infatti devo trovare degli orecchini appena vado a Milano. Ah, adesso siamo in zona rossa, tra l'altro. Appena vado in Duomo vado da qualche gioielleria, in qualche gioielleria mi prendo degli orecchini perché
tra un po' mi si vedono i buchi e c'ho ore. Poi non ho la voglia di rifarli, dato che vanno un po' male. Comunque questa live possiamo riassumerla in gesticolare. Sempre uguale, cioè è venuta qua la Stardust e l'ho conosciuta. Vuoi diventare mia amica? Dai! All'inizio non mi piaceva, lo ripeto, mi stava altamente sulle palle. Poi letteralmente è cambiato. Letteralmente è cambiato pure nei miei confronti. Cioè, all'inizio era totalmente diverso. Eravamo in quella casa, ci trovavamo tutti strabene. Io con lui ci parlavo, però neanche troppo spesso. Facevamo qualche video insieme. Poi una volta, e quando è scattato quel non so cosa, quando ci siamo rincorsi con le pistole d'acqua, c'eravamo proprio rincorsi tutto il pomeriggio con le pistole d'acqua a bagnarci, e lì è scattato qualcosa. Poi letteralmente lui mi è stato sotto, oddio, non so, e poi lui letteralmente mi è stato sotto per un bel po', ci ha provato, è proprio quello che mi è piaciuto, perché, cioè, mi corteggiava. Perché si chiama Stardust? È il nome che hanno scelto, è il nome che ha scelto l'agenzia, e la trovo veramente, veramente figa come nome. Perché oggi sono uscita da Meet? Perché letteralmente non si capiva niente. Cercavo di parlare, ma nessuno mi sentiva. C'erano persone che urlavano: "Forza Lazio, vai, ciao!" E basta. E quindi ho detto: "Oh mio Dio, no." E ho chiuso. Sono stata tipo in chiamata con loro 10 minuti, poi non capivo niente. Ho detto: "Vabbè, ci rinuncio." Quanti anni hai, magari? 17, quest'anno ne faccio 18. Aiuto, letteralmente aiuto. Allora, non le ho dipinte, non so se lo sapete, però queste sono extension. Non dipingerei mai i miei capelli di rosa, perché sennò mia mamma mi ammazzava. Infatti appena mi ha visto i capelli fa: "Cos'è quella cosa?" Io faccio: "Tranquilla, sono extension, si possono togliere quando voglio." Perché mia mamma non me l'avrebbe mai permesso. Poi a lei non piacciono nemmeno questi capelli così. Io l'ho fatto perché volevo un po' cambiare, e poi il rosa mi piace, quindi ho detto: "Ma sì, perché no? Non ho mai fatto niente di così strano ai miei capelli. Aggiungere qualche ciocca, extension tra l'altro, così non rovino i miei capelli, non fa male, no? Per cambiare un po'." Solo che ne volevo aggiungere, cioè all'inizio le volevo subito togliere appena ho viste, però boh, ho detto: "Scialla, lasciamole." Solo che volevo aggiungermi un altro po', tipo qua, cioè proprio un bel po'. C'è una ragazza che sta facendo finta di essere te su TikTok. Vabbè, ce ne sono tipo un botto che si fingono, non solo me, ma anche quelli tutti della Stardust. Qualcuno ti ha detto di entrare? Eh? Qualcuno ti ha detto di entrare? Sì. Io no. Eccomi! Uno schifo. E vorrei tornare indietro e dirgli di no. È da un'ora che sto facendo live mentre faccio così. E niente. Non ti parlo nemmeno, guarda. Dai, mamma mia. Cosa? Ma... Aurora, io che stanno in Veneto, urlavo: "Vi salvo con lo spritz." Sì, lo so, ti sentivo a scatti, tipo. Se volete che faccio quiz... quello a me. Se volete che faccio i quiz, ditemelo, cioè. Ok, raga, ci siamo. Au! Ovviamente, ma non è vero.
Ari dice ovviamente. Non è vero. Sì. No, non è vero. Sì. No, non è vero. Ma ciao amore, ciao bellissime, come state? Ciao bellissime, come state? Parlo veneto. Ma non è veneto quello. È veneto. Fai venire Mura. In che senso? In che senso, infatti? In che senso? Anch'io la penso come te. Dai! Esatto, i miei sono lenti. Sì, che c'è. No, non è vero. I miei occhi sono naturali così. Non è vero, ma non ci credo ancora. Raga, ma secondo voi ho veramente le lenti? Sì. Cioè, io al mattino mi metto le lenti tutti i giorni pure per dormire. Ma soprattutto per dormire. Ovviamente. Muira il Veneto è tipo... Che vacca il tuo sommer... Ah, no, 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 no. No, non diciamolo. Dire, non diciamolo. Voglio dire che vacca. No, che vacca cosa? Non ho sbagliato. Se non lo vedo insieme, pure io le... Bene, raga, eccoci. Ma questo mi maltratta. Ma oh, che bello dormire sul cuscino. Sì, proprio cuscino. Stai dicendo che non sei in cuscino? No, tu mi hai messo un cuscino. Esatto, amore. Ora che vuoto. Ma non si dice così. Sì, amore. Si dice da che vuoto. Ma che è vuto? Butarges? Ma io, raga, non so più parlare veneto, eh. Auri, sei patatosa, hanno scritto. Io non so più parlare veneto, ve lo dico. Dai, figa. Ma cosa? Ma cosa? Ok, facciamo qualcosa, dai, sennò è troppo noioso, dai. No, solo quello. Ma manco quello. Non è vero, dai! Ah, non facciamo qualcosa, sennò è noioso, allora. Niente. Come vi hanno fatto innamorare dell'altro? Ok, come perché ti sei innamorato? Perché io sono... Sì. Patatino. Au! Oh! Oh! Dimmi. Ah, ma facciamo qualcosa. Sì. Ma cosa vuoi fare? Non lo so. Io non voglio fare niente. Che dai? Io non ho voglia di fare nulla. Allora, cosa vuoi fare, dai? Vediamo un po' le domandine, eccetera. Ma se quello che sta... Ma quello è trasmetti. Trasmetti. Preferisci il mare o la piscina al mare? Dai, di niente. Dai, dillo. Il suo bipolarismo. Ma non è vero, non sono bipolare. No? No. Sicura? Tu sei bipolare. Io sono bipolare. Tu sei bipolare. Io? Sì. Non è vero, raga. Sì. Lei è bipolare. Io? Sì. Ma non è vero mai nella vita. No, no, guarda, non è vero mai nella vita. Tu sei bipolare. Non è vero. Tu? No. Sì. No. Sì. No.
Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Oh. Il suo bipolarismo. Basta, mi sono giunta. Cioè, io ho sonno. Quale storia? Quale storia? Io non lo conosco. Chi sei? Perché sei qua? Perché ti ha scritto un certo Francesco? Francesco, non era Enrico? Quello lì chi è con Francesco? Non è Francesco, è Federico. Francesco è l'altro. Perché ti ha scritto un certo Federico? No, Federico è l'altro ancora, amore. Non prendere in giro. Perché ti ha scritto quello Federico? Quello è Andrea. No, non mi devi prendere in giro. Perché ti ha scritto un Federico? Chi è? Non è Federico, quello è un altro. Ma smetti di prendermi in giro. Chi è quello? Ma cosa? Non c'è niente, raga. Chi è quel Federico? Non è Federico, smettila. Cazzo è? Va bene, parliamo dei tuoi messaggi. Cosa? Lui è più geloso. No. Cosa? Cosa? Non pensavo controllarsi. Cosa? No, ora mi arrabbio tantissimo. Ora mi arrabbio tantissimo. Oh, lasciami. Oh, ti giuro, mi arrabbio tantissimo e me ne vado via. Di solito quando te lo passo non lo controlli, ma perché devi controllare? Lasciami controllare! No! Scopri il tradimento in diretta! Non è vero. Sì! Lasciami il cellulare. No, perché ti devo lasciare il cellulare? Raga! No. Dammi il cellulare. Tradimento in diretta. Non è vero, questo raga. È un tradimento. No. Se non riesci il cellulare ti lascio. No. Te lo spacco. Tanto me lo lasci, mi lasci in ogni caso. Lasciamelo. Madonna. Lasciami il cellulare. Lasciami. Dammi per 5 minuti. No. Stai fermo. No! No! Oh mio Dio! No! Lasciami il cellulare! No. Non te lo lascio, no! Raga! Dammi il cellulare! Non pensarci nemmeno! Lasciami il cellulare! No. Lasciami! Ah! 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 Dammi! No! Raga, aiutatemi! Dammi sto no! Lasciami il cellulare! Ah! Amo il braccio! Madonna, senti, no. Dammi il lasciami non ti fidi di me. No, non mi fido di te. Lasciamelo. Oh, prima ti devi fidare. No, non mi fido. Dopo quello che hai detto non mi fido. Cosa hai detto? Ma sei la mia pasta. Devi lasciare il cellulare. Non so se ti è chiaro, non so se ti è chiaro. Madonna, oh, ti giuro che ti faccio male, te lo giuro. No. Lascia. Non te lo lascio. Gamma. Come fai a sapere la mia password? Questo si chiama stalking livello ragazza. La ragazza. Dai che mi fai innervosire. Io non sono ironica. No! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh
visto un cuore rosso lento. Ma cosa? Non è vero. Non è vero. Ah! Levati! Aiuto! Dammi... Adesso mi dai il telefono. Dammi sto telefono. Raga, sto morendo. Dammi il telefono. Dammi sto telefono. Dammi sto telefono. Dammi sto telefono. Lasciami controllare. No. Perché no? Però. Oh, stai fermo. Dammi il telefono. Ah! No. Ah! Ah! Il dito! Ah! Ah! Raga, ah! 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 No, no, non è vero! Lasciami stare! Ti giuro che se lo prendi! Se lo prendi! Cosa? Se lo prendi, te lo giuro. Che non ti parlo mai più. Te lo giuro. Stai fermo. Chi è? Va bene. Va bene. Levati. Cancella pure la chat. Che vai fuori. Vai fuori. Che chat? Vai fuori. Ma che chat? Vai fuori. Vai fuori dalla mia stanza. No. Vai fuori dalla mia stanza. No. Vai fuori dal... No. Ma tu cosa mi rubi il telefono? Sembra normale rubare un telefono. Non voglio neanche che tu sia presente in questa live. Vai fuori. Oh! Vai fuori. Impazzita. Vai fuori. Vai fuori. Stai calma. Vai fuori. Non sto scherzando, eh. Toh, controlla, madonna. Non mi interessa niente. Non mi interessa niente. Vai fuori. Ti avevo detto. Non mi dai cibo. Vai fuori. Lo controllo. Mi interessa. Te lo giuro, te lo lancio. Meglio così. Vai. Non controllare, ti prego. Vai fuori. Non controllare. Vai fuori. Ma io voglio una caramella. Me ne vado io. Oh, guarda quanti cara. Oh, le rubo un po'. Oh. Ciao Mauretto. Lo trucidiamo, sì, vi prego.
Sì, vi prego. Se passi da me ti procuro un fucile, va bene. Non esco, non esco, è inutile che mi mandi messaggi su sulla diretta, eh. Boh, raga, io stacco. Bella, raga. Vi mando un bacio.